Siamo Wanderers Fit ma non troppo. E quest'oggi ci troviamo sull'isola di Texter, più precisamente a De Krogstorp, una roba così. Sono impronunciabili questi paesi. Siamo alla fine del paese, così. Esatto. C'è questa vista qua. Qui sotto è pieno di granchietti. Facciamo vedere poi una panoramica. Esatto, comunque. Da quel lato lì c'è il faro che è la Vediamo nostra destinazione. Quindi adesso andremo al faro. Siamo passati in mezzo al paese per dare un'occhiata. Siamo arrivati in questo punto bellissimo. Sì, Pocio, vuoi dire qualcosa? Pocio come al solito. Pocio nel carrellino che piange in continuazione perché lui vuole camminare, ma ogni tanto lo dobbiamo far entrare perché non se lo ricorda, ma comunque c'ha 9 anni e poi il sole picchia, anche se c'è bella arietta, ma il sole picchia. Esatto. Siamo fortunate, non vogliamo parlare, ma oggi c'è una giornata meravigliosa, un po' di venticello che non guasta, perfetto. Questo posto che è pieno di granchietti, bello, c'è il molo. L'unica cosa è che non possiamo scendere con Pocio perché no. I cani non sono ammessi, no. Probabilmente perché ci sono i granchietti proprio sulla sabbia. Esatto. Adesso io li vado a fare 2 foto e vi lascio. Ciao. Stiamo dirigendo verso il mulino perché siamo arrivati al faro bellissimo che vi faremo vedere e volevamo chiaramente andare a vedere le foche, quindi siamo arrivate al cioè abbiamo capito insomma dove potevamo prendere la barca. Peccato che praticamente era partita la mattina alle 11, giusto? E quando siamo arrivate in realtà abbiamo visto una barca, allora subito siamo salite perché eravamo super entusiaste, sì, ce l'abbiamo fatta alle 2:30. Peccato che quella barca si dirigeva da un'altra parte, non a vedere le foche. Infatti costava tipo qualcosa come 25 euro a testa per andare su un'altra isola. Quindi niente, alla fine cambio di programma, domani mattina sveglia all'alba, verremo qua vicino al faro per prendere la nave alle 11. Per andare a vedere le foche, il giro dura 1 ora e 15, quindi alle 12:15 torniamo, prendiamo il van, andiamo a Oldeskill e poi decidiamo se andare a vedere il museo dei relitti rinvenuti dal mare oppure se andare a prendere il traghetto e tornare sulla terraferma. Esatto, e dirigerci verso Alkmaar.
siamo arrivate al mulino. Abbiamo trovato, eccolo qua. Molto bello. Il primo mulino che vediamo da quando siamo qua. E tra l'altro è l'unico mulino che c'è su Texel. Esatto. E l'abbiamo trovato, molto capaci. Abbiamo fatto 9 km partendo. Esatto. Abbiamo fatto 9 km partendo dal faro e siamo arrivate qua a vedere il mulino. C'è un vento, tra l'altro, allucinante, si vola, vabbè. Siamo state fortunate che fino a questo momento non abbiamo trovato vento. Guarda Dumbo. Da notare le orecchie di Pocio. Pocio, guarda. Guarda. E adesso niente. Adesso torniamo al nostro campeggio. Che ci aspetta una bella birra di Texel. Sì. Oltre che l'acqua, visto che l'abbiamo finita e stiamo morendo di sete. Ma sono dove? E quindi ci andiamo a rifocillare un attimo. Doccia. E poi siamo pronte per la giornata di domani, che sarà anche quella abbastanza impegnativa. Ma noi ci divertiamo. Un saluto da Dumbo. Ciao.
villaggio dei pescatori, vi salutiamo e andiamo a prendere Tino e andiamo ad imbarcarci. Quindi mi raccomando, lasciateci un like. Se ancora non lo fate, iniziate a seguirci. Quindi iscrivetevi al canale, mi raccomando. Lucio Dumbo vi saluta con le sue orecchie, prenderà il volo. E a questo punto, al prossimo episodio. Ciao ciao, ciao.